Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ragazzi, ho perso tra i 5 e 6 anni di vita. Tra i 5 e 6 anni di vita. Ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog post Milan Siena 2-1 e non 1-2, 2-1, non 1-2, 2-1. E vaffanculo. Like, like se siete su... Io sono più sudato di Origi, non che ci volesse tanto, perché... però sono più sudato di lui. Ragazzi, partita tremenda. Allora, sono contento per i 3 punti, sia chiaro, sia chiaro. Like, like, ragazzi, ancora non avete messo su cazzo di like, forza, costo like, che tra poco metterò a pagamento anche questo. Dai, ora è gratis, like, like, like. Dicevo... Scusate ragazzi, ho una doppia personalità in questo vlog, a volte sono calmo, a volte mi agito, sono felice per i 3 punti, sia chiaro, sia chiarissimo, però non si può soffrire così con uno Spezia che, per carità, bestia nera, quel che volete voi, ma non aveva fatto non una vittoria fuori casa, ma un gol, siamo riusciti a complicarci la vita con questo Spezia, che fuori casa non ha fatto nulla. Magari ogni tanto meritava anche qualche punticino, c'è da dire questo, ma comunque tu sei Milan, tu c'hai sta roba qua, ragazzi, tu che hai sta roba al petto non puoi faticare così, non puoi, dopo quella bellissima partita in Champions non puoi faticare così, e ci valga da lezione, perché ho visto i ragazzi stremati a fine partita che si sono cagati sotto, perché loro ci tengono a questa roba qua, ci tengono, io non sono incazzato perché non ci tengono, ci tengono, però in virtù del fatto che ci tengono devono cercare di concretizzare prima, di chiudere prima le partite, perché altrimenti partite così rischi di pareggiarle e magari anche di perderle. Quando, lo vedrete domani nella live reaction, quando lo Spezia trova il gol dell'1-1, era giusto, non c'era da dire nulla. Il Milan è stato molto più pericoloso dello Spezia, ha colpito 2 traverse, si è mangiato un po' di gol con Origi, con tutti, con Krunic, l'ha salvata sulla linea. Resta il fatto che abbiamo concesso troppo anche allo Spezia. Nzola si è mangiato 2 gol, ragazzi, si è mangiato 2 gol. Prima del gol subito di Daniel Maldini, anche lui, proprio col Milan deve fare il fenomeno, fa fenomeno Daniel Maldini, c'era stato un altro colpo di testa, sempre per lo Spezia, pericolosissimo. Ecco perché l'1-1 era meritato. Dopodiché c'è da dire, e qui diciamo arriva la parte buona, ho visto un Milan desideroso di fare bene. La tensione era alta, la partita si è innervosita, ci sono stati tanti gialli qua e là, c'era tanta tensione. E sapete da cosa si è capito che c'era tanta tensione? Dal fatto che Giroud è stato ammonito, poi ha segnato e si è tolto la maglietta. Lì vuol dire che proprio lui era in trance agonistica al 100%, non si è neanche reso conto. Prima di arrivare al gol di Giroud c'era stato il gol di Tonali, un gol della Madonna. Cioè, se non l'avete visto, ragazzi, andatelo a vedere. Coefficiente di difficoltà 1000, l'aveva messa all'incrocio, è stato un golazo quello di Tonali. E il VAR lo ha tolto perché a iniziazione c'era un fallo di Kalulu. A me, allora, il fallo c'era, era giusto annullarlo. La cosa che non capisco è perché a volte il VAR interviene per vedere se c'era il fallo, altre volte invece non interviene perché no, l'entità del fallo deve essere valutata dall'arbitro. A me sta cosa non è chiara. Non sono incazzato che il gol ce l'hanno annullato, perché secondo me, se la regola è questa, è giusto. A inizio azione c'era un fallo, sì, e quindi è giusto annullarlo. Però mi dà fastidio che non sempre viene applicata. Dicevo, nervosismo totale. Ogni 2x3 loro stavano a terra. E i nostri erano super nervosi, Tonali, Teo, tutti nervosissimi. Però abbiamo giocato, come dire, con la voglia di vincere, anche un po' in maniera troppo goffa, perché eravamo anche poco lucidi, se vogliamo, però quella poca lucidità è servita a dare la carica ai tifosi che hanno continuato a cantare. E poi Tonali, ragazzi, si è inventato un assist che è veramente di una bellezza unica. E il gol di Giroud, signori, si è girato ancora una volta Giroud,
si è girato Giroud, peccato che si legge al contrario, attenzione che tra poco si gira anche Brogna, tra poco si gira anche Brogna in tempo reale, siete pronti? 3, 2, 1, Ocho, si è girato Brogna! Si è girato Brogna e si è girato Giroud. Link in descrizione, ragazzi, se volete questa maglia che porta bene a questo Milan. Ha fatto un gol pazzesco, ragazzi. Mamma, di una bellezza. Cioè, se vedete il replay da dietro la porta, di una figata allucinante. Che gol e che assist di Tonali. Alla fine, ragazzi, forcing del... del Siena, buonanotte ragazzi, io sto più rincoglionito dello Spezia, che grazie a Dio non ha portato i frutti sperati. Detto questo, vittoria pesantissima, visto che sto Napoli, ragazzi, non vuole fermarsi. Napoli anche oggi è andata a vincere senza Kvaratskhelia a Bergamo. Quindi l'obiettivo del Milan, secondo me, prima dei mondiali, è quello di rimanere attaccato quanto più possibile a Napoli, nella speranza che possa almeno perdere un cazzo di punticino ogni tanto, perché altrimenti non so come poter fermare questo Napoli. Ci sarebbe da parlare, ragazzi, di tanti giocatori, visto che domani è domenica e non ci sarà il pagellone. Magari ne approfitto a parlarvi brevemente, non di tutti. Vi posso dire che Bennacer ha fatto un partitone, poi è stato tolto perché è ammonito, anche qui il grande rebus. Ma se un giocatore viene ammonito, per forza bisogna toglierlo. Secondo me la staffetta con Tonali comunque voleva farla Pioli. L'ammonizione anche abbastanza stupida, se vogliamo, stupida lato Bennacer, nel senso che il giallo c'era, però ha fatto un fallo in una zona del campo inutile, molto molto ingenuo lì Bennacer. Il cambio è stato visto un po' così da molti tifosi, leggendo sui social. Io sono dell'idea che comunque entrava Tonali, non entrava l'ultimo De Pirla, quindi ci sta, anche se quando manca Bennacer si vede. Comunque gran primo tempo di Bennacer. Tonali non mi era piaciuto come partito, sinceramente, molto impreciso, però poi ragazzi, a una certa, prima si è inventato quel gol all'angolino annullato dal VAR, poi ha disegnato quel cross stupendo, morbido, per Giroud, quindi non posso che metterlo nei top. E poi nei top, ragazzi, ci devo mettere Giroud, fa quel gol lì, e che cazzo gli vuoi dire a Giroud? Più che entrare, segnare e uscire, manco la doccia si fa, secondo me, meno sudato di Origi addirittura, quindi tanta roba. Ora, non voglio fare i flop, vi posso dire che Leao, partita un po' così, nel senso che per le qualità che ha, ragazzi, dovrebbe fare veramente 3 gol a partita, però la sensazione è sempre quella, no? Che non è neanche un calo di forma fisica, perché ci starebbe nel caso, no? Dicevo, dopo tante partite inizio un po' ad accusare il colpo. No, la sensazione è che lui è in forma, è quello che mi fa un po' rabbia, è spesso un po' troppo lezioso, anche sfigato, ha colpito la traversa, tutto quello che volete, però alle volte secondo me è un po' troppo lezioso e dovrebbe secondo me evitare questo per fare lo step successivo di diventare un grandissimo calciatore, perché già è un grande calciatore, però può diventare ancora più forte secondo me se riesce a gestire le situazioni. De Ketelaere, ragazzi, ancora insipido, è entrato un po' goffo, c'è stata un'occasione abbastanza importante che, vi devo dire la verità, mi son perso, perché durante la live a un certo punto, non so se l'avete sentito, c'era il tizio che ha preso il microfono e ha iniziato a parlare, non si capisce che cazzo sia questo, e quindi per andare indietro a riascoltare quello che parlava mi son perso, per fortuna forse, il tiro di De Ketelaere. Mi è stato detto dalla chat, quindi nel caso prendetela con loro se non è vero quello che vi sto per dire, che doveva essere più cattivo, ma non mi stupisco, già me la posso immaginare l'azione di questa palletta che rimane lì nella terra di nessuno, arriva lui e palla deviata, mi hanno detto, però poteva andarci sicuramente in maniera più cattiva. Altri ragazzi, sinceramente non so chi dirvi. Boh, forse Tatarugia, ma no. Sul gol, secondo me, poteva fare un po' meno. Poteva almeno provare a prendere quella palla. Gran gol di Daniel Maldini, sia chiaro. Magari non l'avrebbe presa neanche Magnan. Ora non sto qui a dire, se c'era Magnan. No, magari non la pigliava manco lui.
Però diciamo che nelle uscite, nelle robe, mi mette sempre molta ansia. Non lo metto nei flop, però, eh. Non lo voglio mettere nei flop. Nei flop lascio per adesso, anzi no, per adesso il video sta finendo, lascio Leao e Teo. E sì, è Teo. Buonanotte, ragazzi, buonanotte, Leao e De Ketelare. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi. Tre punti pesantissimi. Ci vediamo domani su Twitch per la live reaction di Juve-Inter. Ciao, ragazzi, buonanotte. Fenomeno! Daniele Maldini! Fenomeno! Possiamo dire che è fatta? No?